Mercury Comics. Ed eccoci in trasmissione, sempre qui da Radio Impronta Digitale, sempre da Cascina Roccafranca, i nostri studi li vedete qua tutti intorno a noi. Ci state vedendo su Twitch, ma a breve ci rivedrete anche su YouTube, dove ci sono caricate tutte le nostre puntate. Le nostre intese di tutta la radio, sì. Quindi Radio Impronta Digitale è la radio, le trasmissioni Mercury Comics, dove siamo adesso, e poi Frequenza Ludica 2.0, che vi ha parlato prima. 2.0. E se vi siete persi qualcosa di Lucca Comics and Games, c'è tutta la roba che avete tutta fatto. Tutta quanta. E ovviamente siamo presenti anche su Facebook. Vedete la grafica? Boomer, quindi Facebook. E anche i Lucca Comics and Games passati. Sì. Cioè abbiamo un sacco di roba. Siamo anche su Instagram siamo attivi. Non con i nostri video, ma comunque con magari degli estratti. Ma tornando a noi, qui siamo a Mercury Comics, quindi qua si parla di fumetti. E nella fattispecie oggi parliamo di un fumetto che ho recuperato a Lucca Comics, là dove non mi sarei aspettato di trovare una casa editrice, ma la casa editrice invece è apparsa. Il fumetto in questione si chiama Il sogno del ladro, che adesso apparirà. È apparsa in che senso? È apparsa nel senso che io ero vicino allo stand Panini. Allo stand Panini. Quindi eri andato a mangiare? No. mettiamo subito qua il buzzer che viene utilizzato. No, non ero andato a mangiare, ero andato allo stand Panini. Uscito dallo stand Panini, sulla sinistra, guardando le porte di Lucca, c'era una serie di stand uno dopo l'altro che vendevano statue, piuttosto che varia roba, manga, piuttosto, non so, saranno state più action figures, anche statue, sì, ce n'è una che vendeva action figure, tantissime, Funko Pop, altre tantissime, e poi a un certo punto una casa editrice, che ma non dovrebbe stare a Napoleone, e invece no, stava lì, in realtà, ho scoperto poi dopo, la casa editrice si chiama Astromica, che prima era una piattaforma per autori italiani di fumetto. Adesso è diventata, ha fatto una partnership con Edizioni RV, okay. E quindi c'erano effettivamente Edizioni RV era altrove, e loro hanno questa linea nella quale fanno fumetto autoriale italiano, sia di esordienti che non di non esordienti, e vi dico, questo è il primo volume che noi trattiamo di questa casa, ce ne sarà un altro che seguirà, sempre preso lì. Il livello non è alto, è altissimo. Allora, Il sogno del ladro, prego al mio valente collega Jobin, il manista, il manista, è un volume silenzioso, non c'è un box neanche a pagarlo oro, ma tutto acquarellato, tutto. Ed è la storia, se raccontiamo un pochino di questa storia, vedete, c'è anche un procione, c'è un procione, impossibile perdere un volume che ha un il procione. Protagonista è un procione, vedete questa tavola qui, il procione, allora aspetta, fermati su questa tavola qui. Allora, la storia è un ladro deve andare in una banca a rubare. Il problema è che il ladro si fa aiutare da un procione. Che c'ha la maschera mica per niente. A un tratto gli indica dove sta la banca e vedete che il procione indica giù. Perché giù, già il mondo su era un mondo un po', diciamo, fantasioso. Giù, è proprio sott'acqua. E sott'acqua si apre un altro mondo dove sì, poi alla fine si troverà anche una banca. prego, vai. Ah, in effetti qua sembra umida la zona. Sembra umida, e lui in questo mondo subacqueo, sempre facendo attenzione a non farsi trovare dalle guardie, va a cercare come entrare nella banca. E
viene aiutato anche da diciamo protagonisti del mondo subacqueo, c'è, c'è il pesce. Quindi che non gli... c'è solo il procione. Non c'è solo il procione, c'è il pesce che gli passa la lima, c'è il, quella, questa corda di pesci che vedete qui. Ecco qua, ci fermiamo, sennò poi gli spoiler diventano un po' eccessivi. Certo, incominciamo a temere che tu volessi raccontarlo tutto. No, infatti. Quindi perché... i pesci utensili, il pesce sega, martello. Di nuovo. Ma mi sembrava di aver detto no. Il pesce nella fattispecie gli passa proprio una lima, gliela lascia, lui la usa poi per limare quella simpatica grata nella quale la corda di pesce il pesce portata. Limone no, 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 di nuovo. È proprio molto attivo oggi, ragazzo. Allora, cos'è che colpisce di questo volume? Allora, innanzitutto la qualità, la qualità è veramente alta. Dopodiché, siccome siamo sempre in quel periodo dove c'è quel rubiconto signore che scende dai camini, noi consigliamo regali natalizi, e questo è un perfetto regalo natalizio, un perfetto regalo natalizio per tanti motivi. Il primo motivo è che fate un figurone, perché ovviamente è bello. Il secondo motivo è che lo può leggere chiunque, sia quelli che sono abituati al soprattutto media fumetto, perché non c'è niente di scritto, quindi anche se non sapete leggere lo potete leggere. Ma infatti, cioè, la platea qui è immensa. Perché lo può leggere sia chi appunto non sa leggere, lo può leggere chi non è abituato al media fumetto, lo può leggere chi ama l'acquarello, e lo può leggere chi ama avere un bel volume in casa che può permette tantissimi livelli di lettura. E anche chi ama i procioni. E soprattutto chi ama i procioni, sì. Allora, la storia ve l'abbiamo detta, è questo tentativo del ladro di rubare qualcosa. In realtà il titolo già tradisce un po' questa cosa, nel senso che non è solo la storia di un ladro che vuole rubare qualcosa in banca, perché è un sogno di un ladro. I livelli narrativi sono tanti, perché quando il ladro riuscirà a rubare quello che vuole rubare, che noi non andremo a spiegare, questo può aprire i diversi livelli che già si potevano intuire strada facendo, comunicativi che l'autore, che Silvio Boselli appunto, vuole passare. Perché un ragazzino legge la storia, un ragazzino piccolo intendo, e ci vede la bella storia fantasy di questo ladro che cerca di rubare qualcosa. Un adulto può leggere l'uscita dalla depressione, può leggere il passaggio da... un'età adulta, cioè un adulto che vuole recuperare le cose del bambino dentro di sé, può leggere il passaggio dal grigiore alla creatività, può leggere l'insoddisfazione, il cambio di vita, cioè ci sono tantissimi livelli di lettura. Un economista che vede la banca sott'acqua pensa all'economia sommersa. Ecco, ecco, ad esempio. È così immanente sto ragazzo, cioè bisogna fare qualcosa. Allora, adesso anche al pubblico lanceremo che non posso, non sentono, quindi non li posso bippare. Allora, cos'è che appunto a me questo abbiamo volume, il pubblico, ragazzi, abbiamo il pubblico, non so se mi spiego, cos'è che questo volume ci ha colpito? Appunto, innanzitutto il livello altissimo, ci sono piaciuti il procione, come è stato più volte detto. Come dice anche la canzone, benvenuti. Beh, è così, è ora tarda, quindi oggi va così. L'altra cosa interessante è vedere gli speciali che ci sono al fondo di questo volume. Perché? Perché all'interno del volume si nota un cambio, a un certo punto accadono delle cose per cui l'ambiente fuori dall'acqua muta. E al fondo del volume ci sono le piante dell'ambiente, la descrizione tipo erbario, la descrizione delle piante che c'erano nell'ambiente pre-mutamento e post-mutamento. Ci sono anche degli studi, dei bozzetti di studio che fanno capire che prima l'idea era un'altra, ma poi possiamo visualizzarne, certo, sì, sì, qualcuno. Basta che tu vai proprio alle ultimissime pagine, ecco. Vai. Credo che dovremmo avere l'inquadratura, se non ho spostato troppo il... Eccolo. Eccola qui, zappate. Vai, aprili, aprili. Calma. Là, ecco. Eccoli qua. Quindi, qua dentro c'è la descrizione delle proprietà di questa pianta, qua dentro la descrizione di questa e così via, no? Per ogni pianta. Scusate. E
questa parte arricchisce ulteriormente il volume, perché vi permette di capire, oltre a dare un significato alle piante che il protagonista incontra, vi permette anche di comprendere qual era l'intenzione dell'autore, Silvio Boselli, appunto, per il volume. E poi qualche cosa è stato cambiato in corsa, perché ci sono delle tavole che in realtà non appaiono nel volume. E Silvio Boselli sarebbe potuto essere qui con noi questa sera, abbiamo provato a contattarlo, fortuna per lui, è un insegnante, me lo sono insegnato perché non me lo ricorderò mai tutto insieme. Allora, lui insegna acquarello e editoria presso la Scuola Superiore d'Arte Applicata del Castello Sforzesco. Ah, però. E lo fa stasera, quindi non poteva essere qui con noi stasera. Per quanto si sforzasse. No, abbiamo cercato di capire poi se riusciremo a sentirlo in un altro modo. Ha pubblicato un mare di roba, ha pubblicato con il Becco Giallo, ha pubblicato con Emi, Salani, Giunti, Rizzoli, Mondadori, perché lui ha fatto l'illustratore. Poi con Becco Giallo ha fatto anche due volumi, ha illustrato due volumi, curiosamente entrambi sulla pedagogia, perché sono la storia di Mario Lodi e la storia di Maria Montessori, quindi sono in quell'ambito lì. Altra cosa interessante invece, tornando al volume Il sogno del ladro, è il prezzo di 12,50 euro, è tremendamente tremendamente competitivo, anche perché è un cartonato di un certo valore, sì. La carta è molto bella e i colori con l'acquarello, sì, fanno la loro figura, fanno la loro porca figura, decisamente. Quindi a noi il volume è piaciuto parecchio, vi consigliamo, ora l'abbiamo già fatto vedere in parte, vi consigliamo di dargli un'occhiata, chiedetelo alla vostra fumetteria, perché magari Astromica, essendo nuovissima, magari non è ancora arrivata in tutte le fumetterie, quindi richiedetelo o andate nelle librerie più vicine a casa vostra e vedrete che rimarrete colpiti anche voi. Un saluto dall'angoliere. Ciao da Giobin. Ringraziamo tutta la platea che sta di là, che sono... e anche il nostro super tecnico Musci. Il super tecnico Musci e poi un capomuta alla... che questa sera è solo capo perché non è stato muto. Non è stato muto, no. È stato parlante. Poi però gli spieghiamo che in radio bisogna parlare in quel microfono lì, perché se non lo sentiamo solo noi. E un Ario che sta lì, ci controlla da lontano. La prossima puntata sarà il secondo martedì di dicembre. E invece sarà il primo. Il primo, vedete? Sono sempre sul pezzo. Perché spostiamo le puntate per dicembre. Vero, vero. Cioè, meno male che c'è il caporedattore, meno male. Per motivi festivi. Per motivi di quel famoso signore Rubicondo. Quest'anno a dicembre siamo dispari, quindi siamo il dispari. Primo e il terzo martedì. Il primo e il terzo martedì del mese, quindi ci rivediamo il primo martedì del mese, sempre da Radio Impronta Digitale. Ciao a tutti. Ciao.